Ah, Masha, è proprio bello avere un'amica come te come vicina di casa. Sei davvero simpatica. E oggi quanto ci siamo divertite a fare shopping insieme. Oh, beh, grazie, Sophie. Anche tu sei una vicina molto simpatica. E poi oggi mi hai fatto un sacco di regali. Hihi. A proposito, hai tu vero il mio peluche? Sì, certo, Masha, eccolo qui. Era dentro alla mia borsa. Sono proprio contenta che ti piaccia. Prendilo pure, è tutto tuo. Hihi, che bello. Grazie, Sophie. Beh, allora ci vediamo presto. Oh sì, certo, Masha. La prossima settimana dobbiamo assolutamente rifarlo. Ci siamo divertite troppo. Beh, ora Masha vado anche io, ti saluto. Vado a vedere cosa sta combinando in casa lui. Quando è da solo, combina sempre pasticci. Ciao Masha, ci vediamo presto. Ciao Sophie. Ah, cavoli, proprio oggi doveva rompersi il lavandino. Qui è tutto otturato, non funziona niente. Devo trovare i miei attrezzi per vedere se riesco ad aggiustarlo. Ma chissà dove saranno. Allora, fammi un po' guardare qui dentro nel ripostiglio. Questo non può essere, questo neanche. Ma dove saranno i miei attrezzi? Ciao Louis, sono tornata. Ma che stai facendo dentro allo sgabuzzino? Ah, Sophie, aspetta. Sto cercando delle cose importanti. Questo non può essere, questo nemmeno. Ehi Louis, hai finito di lanciare roba e di mettere in disordine tutto lo sgabuzzino? Forse se mi dici cosa stai cercando posso esserti d'aiuto. Ah, Sophie, si è rotto il lavandino del bagno e non riesco a trovare la mia cassetta degli attrezzi. Volevo provare ad aggiustarlo, ma senza i miei preziosi attrezzi non posso fare niente. Beh, Louis, i tuoi attrezzi sono su in soffitta, già da parecchio tempo. Non li usi mai, e così ho pensato che non ti servissero. Ma no, come in soffitta? E vabbè, ora andrò a recuperarli. Ah, tanta fatica per aggiustare un lavandino. Beh, se preferisci, Louis, possiamo sempre chiamare l'idraulico. No! Ok, se proprio ci tieni tanto. Ah, ecco qua. Finalmente ho trovato gli attrezzi che stavo cercando. Ora posso tornare di sotto ad aggiustare il lavandino. Ehi, Sophie, ce l'ho fatta! Finalmente ho trovato gli attrezzi che stavo cercando. Oh, oh, oh! Ehi, ma cos'è stato questo rumore? Louis? Louis, stai bene? Oh, mamma mia! Louis, che ci fai lì per terra? Louis? Louis, come ti senti? È tutto a posto? Oi oi oi! Oi oi oi! Che male alla mia testa! Che botta che ho preso! Ma dove mi trovo? E tu per caso chi sei? Cosa? Come non mi conosci, Louis? Sono Sophie! Sono la tua fidanzata, come fai a non ricordarti di me, Louis? Oh beh, piacere di conoscerti, Sophie! E quindi io mi chiamo Louis? Oh mamma, non ci posso credere! Louis ha perso la memoria! Questo sì, che è un vero disastro! Louis, senti, aspettami un attimo qui, io torno subito. Faccio in un baleno. Oh mamma, e ora cosa mi invento? Pronto? Ciao Masha, sono io, sono Sophie. Ah, meno male che mi hai risposto subito. Oh, ciao Sophie, dimmi, di cosa hai bisogno? È successo qualcosa? Oh sì, Masha, un vero disastro. Louis è appena caduto dalle scale e ha perso la memoria. Oh mamma, beh, è peggio di quanto pensassi. Masha, ho assoluto bisogno del tuo aiuto. Forse se vieni qui anche tu gli verrà in mente qualcosa. Ah, non so proprio che cosa fare, Masha. Tranquilla Sophie, sto arrivando. Ho un paio di idee che sicuramente funzioneranno e faranno tornare la memoria a lui. Ah, lo spero davvero Masha, allora ti aspetto. Fai presto, mi raccomando. Ok, ok Sophie, sto arrivando. Ah,
Speriamo che Masha abbia qualche buona idea. Luigi, Sofì, eccomi qua, sono arrivata, ho fatto più in fretta che potevo. Mamma mia, lui, che brutta cera che hai. Non ti vedo affatto bene. Sofì, scusa, ma chi sarebbe questa bambina? Ah, Masha, niente da fare. A quanto pare non ha riconosciuto neanche te. Masha, ma avevi detto di avere qualche idea infallibile per fargli tornare la memoria? Già, ho qui con me una pozione magica. Si tratta di una bevanda super potente che ha preparato la mia mamma. È a base di erbe e ha detto che è miracolosa. Vedrai, lui, dopo che l'avrai bevuta, starai subito meglio e ti tornerà la memoria. Forza, lui, bevilo tutto d'un fiato. Manda giù e starai subito meglio. Ehi, ma che cos'è questa roba orribile? Ma questa bevanda ha un saporaccio, è imbevibile. Ah, non ci penso proprio, bevetevela voi. È più difficile del previsto. Ah, ci vorrà un miracolo per fargli tornare la memoria. Ah, Masha, la tua idea non ha affatto funzionato. Dobbiamo farci venire in mente qualcos'altro alla svelta. Ehi, ma credo di aver avuto un'idea. Già, il pesce. Si dice che il pesce contenga molto fosforo e che il fosforo faccia bene alla memoria. Ah, gli preparerò subito un bel piatto di pesce. Sono sicura che questo lo aiuterà. Oh sì, hai ragione, lo dice sempre anche la mia mamma. Brava Sofì, ottima idea. Ecco qui lui, questa sera ho preparato per te una cenetta davvero deliziosa, tutta a base di pesce. È buonissimo e soprattutto fa molto bene alla memoria. Dai, forza, assaggialo. Dovrei mangiare questa cosa qui che c'è nel piatto. Mamma mia, fa una puzza. Niente storie, lui. Il pesce fa molto bene, lo mangiano anche i bambini. Su, forza, assaggialo. Oh no, ma voi siete matte. Fa una puzza terribile. È quasi peggio della bevanda che mi avete dato prima. Non ci penso proprio. Io il pesce non lo mangio. Preferisco stare senza memoria. Ah, basta, mi arrendo. Io ci rinuncio. Ci rinuncio. Ah, Masha, forse l'unica cosa che ci rimane da fare a questo punto è chiamare un dottore. In fondo le abbiamo provate tutte e la memoria non gli sta tornando. Beh, in realtà ci sarebbe un ultimo tentativo che possiamo fare. Ah sì? E quale sarebbe, Masha? Beh, dobbiamo semplicemente fare in modo che cada di nuovo per le scale. Così forse si sbatterà di nuovo la testa. Riacquisterà la memoria. Vorresti far cadere di nuovo lui dalle scale? Ma sei matta, Masha? Rischia di farsi male. Ah, non preoccuparti, Sofì. Lui, in fondo, ha la testa dura. Hihihihi. Ok, ma lui non accetterà mai di cadere di nuovo dalle scale. Non ti preoccupare, Sofì. Lascia fare a me. Allora, lui, mi raccomando, segui le mie indicazioni. Il quadro va messo lì. Bravo. Un po' più a destra. Un po' più a destra. Masha, ancora? Sì, un po' più a destra. Così. Ecco, un altro po' più indietro. Oh, oh, cado! Ai, 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 ai. Ai, 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 che botta che ho preso. La mia testa mi fa male dappertutto. Lui, come ti senti? Tutto bene? Masha, che ci fai qui a casa nostra? E tu, Sofì? Perché hai quella faccia preoccupata? Sembra che hai visto un fantasma. Evviva Masha, evviva, ce l'abbiamo fatta! Lui ha riacquistato la memoria! Ah, Masha, sei un genio! Già! A proposito, che fine hanno fatto i miei attrezzi da lavoro? Devo andare ad aggiustare il lavandino! Oh mamma! No, lui, da oggi in poi, per riparare il bagno,
sarà meglio chiamare l'idraulico. Ma